Dei piedi e faccio la fotografa. Ci sono tre serie, una dedicata all'ospedale a Mare del Lido, l'altra dedicata all'orto botanico di Palermo e l'altra dedicata, si chiama Father Life, che era dedicata alla memoria di mio padre, e sono tutte quante dei memory box, ossia delle fotografie realizzate in doppia stampa, che appunto è una tecnica di cui mi avvalgo per fissare e rimarcare ancora in più nell'osservatore il ricordo di quei luoghi che sono destinati a svanire. Infatti sono quasi delle visioni fragili che hanno una vita molto breve, e quel che interessa a me è appunto renderle permanenti all'interno di questi box. Legate sempre al discorso di memory box procede di pari passo parallelamente al discorso di video. Infatti sempre assieme alla serie dell'ospedale Mare del Lido l'abbiamo realizzato con un'altra videomaker che si chiama Lucilla Pesce, video che si chiama Un posto al sole, perché appunto era dedicato a questo ospedale, che è l'ospedale Mare del Lido, che appunto verrà abbattuto, è un complesso del 1870, per lasciare spazio alla Mostra del Cinema di Venezia. E questo video è stato anche premiato alla Fondazione Pistoletto, è stato esposto alla Fondazione Pomodoro e anche a Pasinetti, sempre di Venezia. Ringrazio Ilaria, Serena ed Elisa, perché veramente sono dimostrate con la sensibilità giusta per capire queste opere. Le ringrazio anche per questa possibilità e spero appunto di poter continuare una collaborazione con loro, perché veramente il progetto mi ha entusiasmata parecchio. Io in Soligo, 87, 16 giugno, gemelli, ascendente gemelli, lavoro di pancia, mi piace il corpo, l'animale. È un lavoro di pancia, forse lo diceva un professore, ma... la mia ombra. Lui è l'uomo rosa. Lui è l'uccello e le tette. E questo è un buio di sotene. Forse. Questa prefica. Grazie allo spazio Supernova. Grazie.
noi siamo Ilaria, Serena e Elisa. Spazio Supernova si trova a Treviso, in Galleria Rialto 13. La nostra associazione nasce nell'aprile del 2012 e si pone come obiettivo quello di essere fondamentalmente un posto ibrido. Il concept e diciamo il nostro modus operandi varia anche a seconda dei progetti con il quale veniamo in contatto. Ci piace sperimentare nuove cose e non darci delle regole fisse. Sicuramente scegliamo la multidisciplinarietà e ci piace ogni volta testare anche le nostre capacità con progetti e artisti sempre nuovi. Spazio Supernova quindi è proprio questa matrice di realtà giovane. Propone ogni 6 mesi una mostra con artisti giovani, contemporanei, e ogni 2 mesi propone dei workshop che spaziano su varie discipline, ma sempre nell'ambito artistico. L'idea comunque è di creare un laboratorio vero e proprio di menti giovani che collaborano insieme. Spazio Supernova quindi per la prossima stagione proporrà una serie anche di workshop sull'illustrazione, sulla musica, sul design, quindi varie comunque tematiche che sono sempre legate all'aspetto comunque creativo e artistico e si collegano comunque anche alle mostre dove noi abbiamo proprio, cioè là vediamo proprio la matrice comunque dell'artista tra virgolette vero e proprio canonico. Oltretutto anche l'ambiente intimo dell'appartamento, un po' coccolo, un po' appunto familiare, è volto anche a progredire sulla teoria di approcciare anche le persone che magari sono un po' restie all'arte contemporanea a questo appunto mondo. Oggi 30 giugno Spazio Supernova inaugura la mostra Interiora. Spazio Supernova oggi, come 30 giugno, ha organizzato appunto questa mostra di questi due artisti giovani del panorama contemporaneo, che sono appunto Francesca De Pieri e Divo Soligo, che entrambi appunto hanno questo approccio nei confronti dell'arte, un approccio estremamente viscerale, estremamente legato, come dire, alla propria situazione interiore, al proprio inconscio, ma con esiti assolutamente diversi. Infatti Francesca lavora con la fotografia e il suo è un ambito più legato al ricordo, alla memoria, a, come dire, a momenti legati al suo percorso di vita, mentre invece Ivo Soligo, che lavora invece con installazioni e sculture anche di grandi dimensioni, appunto si approccia nei confronti dell'arte esprimendo il proprio sentire, lavorando appunto con grandi materiali, con esiti estremamente viscerali, mostruosi, quasi legati appunto a quella che può essere una tematica perturbante.